siamo a Formigine, al campo di tiro con l'arco, degli Arcieri della Torre, una compagnia fondata nel 1990. Andiamo a intervistare adesso, vieni con me Giulia, andiamo a intervistare Pietro Lodi, che è l'istruttore del campo di tiro con l'arco, che ha insegnato anche a me. Ci parlerà un po' del tiro con l'arco e ci farà vedere anche qualche tecnica, perché io mi sono ispirata a lui per Lotus. Andiamo! Vedi, attenzione, bersaglio, arrivo. Allora, siamo qui con Pietro Lodi, un grandissimo arciere che ho conosciuto un anno e mezzo fa ormai, quando ho iniziato a scrivere Lotus, perché dovevo imparare a tirare con l'arco, per descriverlo. Ho imparato questo dopo lo togliamo. Solo che hai lasciato lì troppo presto, bisogna continuare, l'arco è... Tornerò. Pietro, raccontaci un pochettino la bellezza del tiro con l'arco, a me è piaciuto da matti, nel libro penso che si evinca, poi mi dirai se sono riuscita a trasmettere un po' la passione che tu hai trasmesso a me. Raccontaci i tuoi successi, come mai hai iniziato a tirare con l'arco. Vabbè, l'arco delle volte diventa una cosa improvvisa, no? Vedi qualcuno che tira con l'arco, ti piace, casomai prendi qualcosa, un archetto, tiri in un giardino e poi pian piano ti avvicini a una compagnia. Poi da lì cominciano tutte le fasi, cioè ho cominciato prima di tutto con l'arco FIARC, cioè praticamente l'arco da caccia. Ho fatto un campionato open mondiale in Canada a Niagara Falls e poi l'ho lasciato stare e poi ho cominciato con l'arco nudo. Anche l'arco nudo ho vinto molti campionati regionali, campionati provinciali, primi, secondi, premi, roba del genere, in tante gare. E poi ho iniziato anche con lo storico. Fate il falò? Il falò l'abbiamo fatto per l'Epifania, lo facciamo di solito. Mettono facciamo le frecce, no? Davanti al castello, che è una cosa molto bella, e ha preso piede e molti vogliono rivederla tutti gli anni, perciò tutti gli anni speriamo di farla. Con le frecce incendiarie devono beccare. Con le frecce incendiarie cerchiamo di beccare, lo becchiamo poi. Lo beccano. Il falò, la pira, la vecchia, bruciamo la vecchia, diciamo, la vecchia poi, vabbè, il vecchio, detto il vecchio o la vecchia, e così via. I ragazzini si divertono, le donne impazziscono. Però le madri anche loro si divertono, la gente si diverte. Pietro è anche istruttore ovviamente di tiro con l'arco, ma questo sì. Si era capito, insomma. E a me interessa, tu fai anche arco a cavallo? No, cioè... io no, è un nostro, diciamo così, un nostro iscritto che fa nella gara storica, nelle gare storiche, lui è un vestito di armigero e tira a cavallo anche con l'arco, fa un po' di queste cose qui. Questi Lotus c'è? Un po' di tutto, facciamo un po' di tutto. Via. Bellissimo. Le donne no, le donne sono a parte presenti. Sono, apprendono subito il movimento, la tecnica che devono fare. Sono un po' più veloci degli uomini. Si dice più intelligenti. No, quello lì no, dai. Però dai, apprendono meglio, hanno un carattere diverso. Anche i ragazzini, se tu vedi le ragazzine o vedi i ragazzini, c'è molta differenza. Le ragazzine, le femmine, comprendono meglio, apprendono subito il movimento, la posizione. È bello che a dirlo sia un uomo, è bello quando viene. No, ma infatti è così, E poi... le donne anche. Poi ho visto anche te che hai fatto presto a prendere su il movimento, la postura, la tecnica. La meraviglia. No, dai, ma è così. Anche, buono Pietro, anche se lei grazie. Prova. Taglia, facciamo provare subito anche la nostra se lei prova, regista. Vedrai che pian piano fa subito questo movimento. Una ragazza che è venuta nuova, anche lei ha fatto subito questo movimento. Un'altra ragazza la stessa cosa. Sono i maschi e sono un po' più lunghi, fanno un po' più fatica, hanno un cervello un po' diverso. Pietro, questo lo mettiamo. No, Pietro, grazie mille, dai, grazie come sempre. Dai. Poi ci vediamo presto, libro, poi, te lo porto autografato. Dai, avanti. Saluta.